questo pomeriggio stavo riordinando un pochino la mia stanza. Sì, lo so, ogni tanto lo faccio anch'io. E mentre riordinavo ho trovato uno scatolone che sinceramente non mi ricordavo nemmeno di possedere. Un anno e mezzo fa circa, in questo scatolone avevo iniziato a mettere le bustine di Pokémon che dovevo spacchettare sul canale, ma che insomma in quel periodo magari non avrei avuto il tempo di spacchettare, per mettermele da parte, per fare un video poi più avanti. E ho iniziato a mettere bustine, collezioni, tin, blister, altre bustine, finché praticamente ho fatto uno scatolone pieno. Vi giuro, ho tipo più di 20 bustine, 3 collezioni, 2 tin, mazzi, che non ho ancora mai aperto, roba tipo di anche 2 anni fa. Quindi, se voglio proprio rimettere in ordine la stanza, ma rimetterla in ordine per bene, è il momento di iniziare a disfarci di alcune cose. Quindi, le apriamo o no queste bustine? Intanto oggi andiamo ad aprire queste, sono 21 e ci sono 4, 5 espansioni diverse? Ma eccoci qui con le bustine, cioè quante bustine? Solo quando compro i box ho tutte queste bustine in mano. E queste le ho iniziato a mettere proprio un po' alla volta, fino ad accumularle tipo in un anno e mezzo / 2 anni. Sono estasiato. Abbiamo Glaciazione Plasma, Uragano Plasma per 3, Furie Volanti 3, 4 e 5, Vapori Accesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E poi abbiamo anche delle bustine che mi hanno regalato in fiera dei fan e che non ho mai aperto fino ad oggi. Scusatemi tanto, ringrazio Roberto, io poi mi scrivevo i loro nomi, Laura e Gian Domenico, che non so nemmeno a che fiera mi siano state regalate queste. Penso Romix del 2017, tipo quello di aprile, che vuol dire inizio del 2017. Cioè, scusate per il ritardo, davvero. Bene, apparecchiamo le bustine qui e iniziamo ovviamente da evoluzioni con la bustina di Roberto. Povero Roberto, cioè già me lo immagino lì ad aspettare il mio video. Hai dato le tue bustine a uno youtuber iper procrastinatore e iper ritardatario. Allora, andiamo a togliere il codice, dai. Roberto, spero che tu ci sia ancora lì fuori da qualche parte. Spero di farti contento almeno oggi. Nidoran, Poliwag, Energia Erba, Rattata, Vulpix, Recupero di Energia, Legame Mentale con Blastoise, Legame Mentale con Pidgeot, Nidoking Reverse e un Mewtwo. Attenzione, attenzione, attenzione. Andiamo ad aprire adesso la bustina di Laura. Tra l'altro queste qui addirittura con lo scambia e gioca, non so se vi ricordate ragazzi, e non so nemmeno se le facciano ancora le confezioni scambia e gioca. Voi che bazzicate un pochino più fuori di casa di me, oddio che frase triste da dire, ma è vero, voi che bazzicate un pochino più in giro, mi sapete dire se fanno ancora le scambia e gioca? Ecco, sarei molto curioso di saperlo. Andiamo ad aprire la bustina di Laura. Ovviamente evoluzioni in un modo o nell'altro, che siano bustine che avevo dimenticato, regali dei fan o collezioni nuove, eccetera. Evoluzioni ci sarà sempre, ragazzi. Non ci libereremo mai di lei. Magikarp, Energia Buio, Vulpix, Nidoran, Ponyta, Determinazione di Misty, Koffing, Pikachu Volo, attenzione, la fuori serie! Brava Laura, hai scelto bene il pacchetto. Nidorino Reverse e un Raticate. Attenzione perché una fuori serie ce la siamo portata a casa. Vediamo adesso Gian Domenico per l'ultima bustina di evoluzioni. Che poi all'epoca mi regalavate evoluzioni e ero pure felice. Adesso, se qualcuno di voi dovesse regalarmi evoluzioni, penso che urlerei un po' dentro di me e poi direi grazie, cercando di nascondere il tic nervoso. Sto scherzando, ovviamente, i regali sono sempre ben accetti, anche se evoluzioni. Credo. 3, 4 e 5. Pacchetto di Gian Domenico, Electabuzz, Weedle, Magikarp, Energia Buio, Vulpix, Revitalizzante, Determinazione di Misty, Koffing, Magikarp Reverse e un altro Mewtwo. Attenzione, due leggendari, una fuori serie di Pikachu Volo, che ne avrò tipo 5, perché di evoluzione ho aperto tutto, che poi tra l'altro, anche se dovessi trovare qualche EX, Full Art, qualcosa di evoluzioni, io evoluzioni ho tutto, forse l'unica carta che mi manca, ma perché l'ho scambiata, è il Mega Blastoise Ultra Full Art di evoluzioni, per il resto ho tutto. Adesso, con cosa procediamo? Andiamo con Furie Volanti, no, direi prima di andare con queste di Uragano, ma prima ancora Glaciazione, dato che ne abbiamo solamente una. Di queste probabilmente non ne aprirò una da non lo so. Sinceramente non lo so.
i vari uragano e glaciazione. A parte che ne ho aperte pochissime, veramente pochissime nella mia vita. In real, intendo. Mi fa pure strano. Sneasel, Beldum, Nidoran, Cacnea, Hutut, Team Plasma Ball, Vanillish, Krokorok, Kingdra e Unariyama. Quanto sono belli i Pokémon di quinta gen, li amo. Adesso, Uragano Plasma, abbiamo due Articuno e un Lugia. Lasciamo Lugia alla fine, via di Articuno. Che poi, se non sbaglio, in una di queste due espansioni usciva la Ultra Ball fuori serie e usciva anche il Charizard Blastoise Shiny. Che poi di quei Blastoise Shiny di quinta gen ne ho due già nel raccoglitore. Non ho il Charizard, ma nemmeno lo sto a dire, che poi non so se sia di Uragano o di Glaciazione. Non mi ricordo, scusatemi, è passato veramente troppo tempo. Swinub, Scraggy, Fungus, Whismur, Koffing, Watchog, Lombre, Kirlia, Acro Congegno Reverse e un Torterra. Ragazzi, posso dirvi una cosa? Queste carte sono molto più sottili rispetto a quelle delle espansioni odierne. Veramente, al tatto sono... sarà questione veramente di millimetri, perché, cioè, di cosa stiamo parlando? Ma sono veramente... sembrano più sottili, più... c'è meno materiale nella carta, non so come spiegarvelo. Spero di aver reso l'idea. Cioè, maneggiandole te ne accorgi. 1, 2, 3, 4 e 5. Altra bustina di Articuno. Carvagna, Togepi, Cherubi, Zubat, Patrat, Amoongus Team Plasma, Grotol, Magneton, Maractus Reverse e un Moltres EX del Team Plasma! Che belle queste carte vecchie! Mi danno un sacco di gioia perché me ne sono perse tantissime e per il mio raccoglitore sarà sicuramente una gran goduria. Guarda, ti vado a mettere in una sleeve, tra l'altro abbastanza recente, cioè di cosa stiamo parlando? Anno 2018 in pratica. Oh, Moltres EX. E si parte, ragazzi. Abbiamo trovato anche la fuoriserie, ricordiamolo. Ma solo che di quelle ne ho 5, quindi non ci ho dato così tanto peso. Ultima bustina di Uragano, giusto? Uragano, sì, con Lugia. Abbiamo già trovato anche una EX. 3, 4 e 5. Carvagna, Togepi, Cherubi, Zubat, Patrat, Acro Congegno, Galvantula, Lombre, Combi Reverse e un Jellicent. Ok, e con questo ci siamo buttati alle spalle nero e bianco. Adesso si passa a X e Y con una delle mie espansioni preferite di sempre, Roaring Skies, ovvero Furie Volanti. Mamma mia, quante ne ho aperte tra l'altro pure sull'online di queste. Il box, ricordiamoci. Ho avuto la fortuna, grazie a Card Game, di aprire il box qualche mese fa. Partiamo con Deoxys. Qui dentro ci sono delle EX che io amo alla follia. Speriamo di trovarle. 1, 2, 3, 4 e 5. Natu, Ninkada, Gligar, Voltorb, Inkei, Dustox, Wildlands, Togetic, Victini Reverse e Latios EX! Lo sapevo, lo sapevo! Sono in inglese, tra l'altro, eh! Queste bustine, ragazzi, sapete dove le ho prese? Queste 5 di Furie Volanti le ho comprate io e le ho prese al Romix del 2017, dove tra l'altro mi sa che mi sono state regalate quelle di evoluzioni, anche se non ne sono sicuro, perché mi sa che quelle di evoluzioni mi sono state regalate a qualche fiera ancora prima del Romix del 2017, ma non mi ricordo in che fiera sono stato prima di quella data, perché Games Week del 2016 mi sembra un po' troppo presto. Non lo so, non lo so, dovrei rifletterci un po', ma in questo momento non mi viene. Queste 5 bustine di Furie Volanti le ho prese a Romix del 2017. All'epoca erano un po' difficili da trovare, infatti non dico che le ho pagate a prezzo pieno, ma le ho pagate abbastanza. Andiamo ad aprire la seconda, e le ho avute qui per più di un anno senza mai aprirle. Dunsparce, Wingull, Dratini, Electrike, Swablu, Ultra Ball, Pelipper, Switch, Rumble Reverse e Mega Latios EX! Ma che cavolo! Ragazzi, le bustine le ho scelte tra l'altro io. Le ho scelte io. Guardate lo Skull of Lars. Su 5 bustine ne ho scelte 2 piene. Rendiamoci conto. Voglio vedere le altre adesso. Voglio vedere le altre. Davvero io ho avuto tutto questo Band di Arceus nel mio... armadio? No, non erano nell'armadio, erano sotto la mia vecchia scrivania, dove ci sono tra l'altro ancora
3000 buste piene di roba che devo un po' buttare perché sono cianfrusaglie. Bagon, Taillow, Vrampol, Dunsparce, Spearow, Ninjask, Revitalizzante, ho detto Reviad, Altaria, Klefki Reverse e Victini. Ok, no, mi sarei spaventato a trovare un'altra EX anche nella terza bustina. Ora abbiamo le ultime due con Rayquaza. Oh, quanti codici per l'online, tra l'altro, mi sto facendo in questo periodo. Voltorb, Inkay, Cascoon, Meow, Binacle, Rayquaza Spirit Link, Gliscor, Tranquil, Altaria, Reverse, Half-Art e Togekiss Holo Half-Art. Attenzione, anche se io le Half-Art le odio, ma va bene. Ultimissima di Furie Volanti, l'ho aperta con quanta precisione proprio, direi. 1, 2, 3, 4 e 5. Tra l'altro ricordare tutti i trick che cambiano ogni volta. Dunsparce, Dratini, Electrike, Swablu, Bagon, Pelipper, Switch, Dragonair, Ampesant, Reverse, Half-Art e un Banette. Ok, e con questo abbiamo concluso anche Furie Volanti. Adesso è rimasto il mattone con 9 vapori accesi. Chi mi segue da tanto tempo sa che Vapori Accesi è una delle mie espansioni preferite, quindi diamoci dentro, ragazzi, diamoci dentro. Andiamo a togliere il codicino. 1, 2, 3, 4 e 5. Qui era ancora in questo modo. Litleo, Deino, Hoppip, Litwick, Meow, Monferno, Zweilous, Nidorino, Larvesta Reverse e un Talonflame. Questo qui, tra l'altro, questo è lo stesso Talonflame che io usavo nel mio mazzo Greninja Turbo quando giocavo. Tipo a inizio 2017, fine 2016. Usavo questo Talonflame, se non ricordo male. Oh mio Dio, ragazzi, ricordi di quando avevo provato un pochino a entrare nel competitive del TCG Pokémon, che poi ho dovuto mollare dopo 2 mesi perché non riuscivo a starci dietro e non riuscivo mai ad andare in fumetteria. Uffa, la vita. 3, 4 e 5. Era più bello quando andavo a scuola, avevo tempo di fare competitive di Yugi, di Pokémon, di tutto. Mantine, Sneasel, Hoppip, Fletchling, Tangrow, Toulucha, Skyplume, Oshawott Reverse e Jumplup. Niente di che. Quante sculate comunque ci ho tirato grazie a Vapori Accesi. I bei vecchi tempi di fine 2016 e inizio 2017 dove tiravo certe sculate. Vabbè che quest'anno ho sculato molto di più, basti ricordare il Mewtwo incapsulato e varie altre robe. Breviary, Nuzleaf, Litleo Reverse e Yanmega. Ok, per adesso ancora niente. Qui dentro anche ci sono un sacco di carte belle. Quella che mi piacerebbe assolutamente di più trovare è... sono, anzi, le varie fuoriserie di Gardevoir o di Volcanion, che se non sbaglio escono proprio da qui dentro, ma... qualche ruvida non mi dispiacerebbe. Fungus, Bergmite, Marip, Klink, Sidat, Persian, Azumarill... Oh, è vero, qui c'erano i Double Type Shiny... Duot, Clang Reverse e un Avalag. Vero, i Double Type. Qui altro codice. Dai, qualche ruvidina. Una ruvidina per Dlarz. Una ruvidina per Dlarz che vi ha riesumati dalla tomba. Andiamo. Una ruvidina per me. Ah, no, non sto trovando proprio niente di niente. Ho avuto molta più fortuna in Furie Volanti. Dai, cosa facciamo? Non la diamo una ruvidina al signor Dlarz? Signor Dlarzino? Non gliela diamo una ruvidina? Deino, Ponyta, Meryl, Litleo, Rufflet, Breviary, Nuzleaf, Rapidash, Tangela Reverse, Spiritomb. Sta passando molto in sordina questo piccolo mazzetto di bustine di vapori accesi. 1, 2, 3, 4 e 5. Clowncher, Shellos, Rufflet, Chimchar, Deino, Azumarill, Pokebignè incantato, Lampent, Meryl Reverse e un Pyroar. Ultime due, ragazzi. Ultime due. Questa, tra l'altro, l'unica di Gardevoir. Mega Gardevoir? No, o è un Gardevoir normale. Parrebbe Mega, non lo so. Non si vuole far aprire. Che sia un buon segno, non lo so. Non lo so, dopo tutte queste bustine vuote sarebbe anche ora. 1, 2, 3, 4 e 5.
Clamcher, Nidoran, Chimchar, Nospers, Litwick, Pokepigna Incantato, Clang, Lampent, Yveltal e Nidoking. Ultima bustina di vapori accesi. Sono stato molto più fortunato nelle altre bustine, devo dire. Assolutamente sì. Vediamo se all'ultima cambierà qualcosa. Mareep, Fletchling, Yanma, Meryl, Sneasel, Legame Mentale con Gardevoir, Drifblim, Zwilos. Oh, era ora, ragazzi! Yan Mega Turbo e un Galvantula! Molto bene, direi. Ottimo bottino con queste bustine. Devo ricordarmi di pulire la mia camera più spesso.